collegamento telefonico, ed è un piacere ritrovarlo in diretta qui alla Storia Oscura, il direttore di Cronaca e Dossier, Pasquale Ragone. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buongiorno a tutti. Innanzitutto ricordiamo che siamo, come la Storia Oscura e come Radio Cusano Campus, in collaborazione con la rivista Cronaca e Dossier, e proprio da questa partirei, prima di andare al parallelismo che ho anticipato in qualche modo, e che, visto che ne ho parlato prima, della figura di Francesco Bruno, riguarda il parallelo tra Cogne e la vicenda Loris Stival. Però il nuovo numero di Cronaca e Dossier è già disponibile, e quindi peraltro c'è tanto di logo di Radio Cusano Campus e tanto di lancio che presenta quello che è la Storia Oscura quando tratta la storia del crimine e della criminologia. Però chiedo al direttore di parlarci meglio di questo nuovo numero di Cronaca e Dossier, e soprattutto come possono leggerlo gli amici all'ascolto. Salve a tutti. Beh, innanzitutto è possibile leggerlo dal sito isu.com e su cronacaedossier.it, che sono i canali che sono utilizzati per comunicare con il nostro pubblico. E ringrazio innanzitutto per l'invito. Si parlava prima del caso del piccolo Loris. Abbiamo dedicato un numero a questa vicenda, un numero che all'interno del quale abbiamo intervistato anche il professor Francesco Bruno. Abbiamo cercato, ecco, lo dico intanto per completezza di informazione, ho interrotta, ma abbiamo cercato di metterci in contatto con il criminologo Francesco Bruno, non ci siamo riusciti. Appena avremo l'opportunità di farlo, naturalmente lo sentiremo, magari in un'altra occasione. Però torniamo proprio al succo del discorso che stava facendo il direttore di Cronaca e Dossier, Pasquale Ragone, di questo parallelismo che fa il criminologo Bruno, e soprattutto di una teoria forte, nuova, che lancia a proposito del piccolo Loris Stival. A proposito del piccolo Loris, la teoria che lancia è quella dell'innocenza, in realtà, della madre, ma supportata da una serie di elementi interessanti. Sono interessanti perché il professor Bruno ha analizzato quelli che sono i vari personaggi presenti all'interno di questa vicenda, e soprattutto quelle che sono le contraddizioni, ma che nell'ottica, nella prospettiva indicata dallo stesso professor Bruno nell'intervista e nell'approfondimento che abbiamo dedicato nel numero 16 di Cronaca e Dossier, lo stesso professor Bruno, dicevo, coglie degli elementi in realtà di coerenza rispetto a quelli che sono state non solo tanto le affermazioni da parte della Panarello, ma anche di quelli che sono gli elementi in gioco, ma puntando attenzione, direi, anche e soprattutto sull'inconsistenza di alcune accuse. Chi vuole ovviamente può leggere in maniera approfondita questa vicenda e quelli che sono stati i nostri servizi dedicati al caso. Dicevo, nel corso di questo approfondimento che abbiamo dedicato alla vicenda del piccolo Loris, il professor Bruno ha voluto dedicare e spendere delle parole anche per quella che è la vicenda di Cogne. Per un motivo molto semplice, perché esistono è possibile avere davanti con queste due vicende due situazioni, due momenti sì differenti e lontani del tempo, ma che hanno dei punti interessanti. In questo caso i punti sono delle contraddizioni, delle differenze nette tra la vicenda appunto di Cogne e il caso Panarello. Ciò che elenca il professor Bruno è quanto segue, ovvero batte sulla questione puramente mediatica delle differenze tra le due vicende. Esatto. E se nel primo caso, quello della Franzoni, c'era stata un'Italia, incredula dinanzi all'accusa di una madre che, al fatto che potesse aver compiuto un gesto così atroce nei confronti del proprio figlio, e quindi una sorta di difesa, non soltanto incredula l'Italia, ma anche di difesa da parte dei familiari nei confronti della Franzoni, come sappiamo il marito, ma comunque praticamente tutta la famiglia, che ha difeso le sue posizioni ritenendola sempre non colpevole. Invece nel caso Panarello avviene il contrario, c'è una famiglia che si schiera praticamente contro la Panarello, pensando che possa essere effettivamente, avere delle colpe, se non essere pienamente colpevole,
quantomeno avere delle colpe in questa vicenda, sì. Ma soprattutto dal punto di vista mediatico, che è un punto importante e interessante, professor Bruno coglie questa differenza, ovvero che nel caso Panarello l'opinione pubblica, come dire, è come se si fosse assuefatta, come se avesse considerato normale, plausibile il fatto che una madre potesse uccidere il proprio figlio. Ecco, questo è un elemento importante, quasi sconvolgente, se vogliamo utilizzare questo termine, però che insomma è forse un termometro anche di quella che è la situazione e la percezione del crimine nel nostro paese e di quanto ci stiamo abituando a determinati crimini, purtroppo, che sebbene c'è sempre un clamore mediatico, come è giusto che sia, dinanzi a queste vicende, tuttavia un'opinione pubblica in Italia che forse sempre con una sorta di passione che la trascina per queste vicende, però insomma stiamo un po' facendo l'abitudine a fatti di sangue e purtroppo a fatti atroci. A me ha molto colpito quello che ha detto proprio il criminologo Francesco Bruno in quel bel servizio, quel bello speciale curato proprio da chi ci sta parlando in questo momento in collegamento telefonico, da Pasquale Ragone. Ha colpito il fatto che secondo lui gli inquirenti dovrebbero seguire per la morte del piccolo Loris la pista del mostro, e mi parso di capire comunque che lui voglia insistere e molto su chi ha ritrovato il corpo del piccolo Loris, non dà proprio colpe specifiche, no, al famoso cacciatore che ritrovò il corpo, però è quantomeno sospettoso di come andò a colpo sicuro. Sì, sì, infatti il professor Bruno spiega come il cacciatore dice di aver avuto un'intuizione. Da psichiatra forense, il professor Bruno afferma che di sapere per certo, insomma, che le intuizioni sono dei movimenti mentali, così li descrive, che avvengono sulla base di precedenti. Questo è molto interessante come punto, infatti. E il punto è questo: quali sono questi precedenti? Ecco, è un po'. E bisognava, secondo lui, indagare in quella direzione. Una direzione che forse avrebbe potuto portare degli elementi utili alle indagini, magari scoprire che effettivamente qualcosa accadeva in quei luoghi, qualcosa che potrebbe non avere anche nulla a che fare con la madre. Ecco, quindi un'ipotesi investigativa interessante e che dobbiamo dire, insomma, probabilmente non è stata, anche sicuramente non molto approfondita, però avrebbe potuto regalare delle sorprese. Vorrei sottolineare anche un altro aspetto, come dal punto di vista mediatico, ecco, gli stessi media, lo sappiamo ormai da anni, tendono forse con un po' troppa fretta a seguire quelle che sono le teorie portate avanti dalle procure, oppure a non approfondire determinati aspetti, come poteva essere questo, che spesso vanno in contraddizione con l'ipotesi corrente, con quello che più, come dire, con quella che è l'ipotesi del momento. Ecco, forse un richiamo a noi stessi, personaggi presenti nel mondo dei media, ma soprattutto chi fa la differenza nel mondo dei media. Stiamo parlando delle grandi TV, stiamo parlando dei grandi TG, stiamo parlando di tutti coloro che possono porre e fare la differenza per vicende di questo tipo. Spesso perché con troppa facilità si tende ad accusare qualcuno senza avere delle prove in mano. Ecco, io mi permetto di aprire una piccolissima parentesi, siccome ho trattato parlando del caso Loris e parlando del caso di Cogne, mi viene in mente un'altra vicenda che ho trattato e soprattutto scritto un libro nell'ultimo periodo, pubblicato qualche mese fa, che è molto noto, che è la vicenda del caso Montesi. Ecco, anche certo. Nel caso di Vilma Montesi, ad esempio, vi fu un'esplosione mediatica, il primo grande caso mediatico in Italia. E quella vicenda insegnò poi, anni dopo, per chi ha avuto modo di poter sintetizzare che cosa è accaduto in quel periodo, quella vicenda insegnò che i media hanno un grande ruolo, in particolare la carta stampata per quel periodo, oggi le televisioni e ovviamente le radio. Il ruolo è quello di essere equilibrati e cercare sempre una verità che non è per forza quella che appare, non per forza quella che deve tirare di più per fare notizia, che è un po' la linea che sta cercando di portare avanti Cronache e Dossier. Noi in questo numero, l'ultimo, il numero 18, trattiamo la tematica degli scomparsi, ovvero di tutti coloro, dai minori a quanti purtroppo anche perdono la vita
in mare, il tema di estrema attualità, e che purtroppo il tema di scomparsi ha, come dire, degli strascichi anche nella società civile, anche dal punto di vista pratico. Abbiamo raccontato quella che è una problematica che attiene gli obitori, che purtroppo si ritrovano spesso con celle frigorifere piene, creando dei disagi e delle difficoltà anche per riuscire a dare un nome spesso a queste persone. L'abbiamo raccontato appunto con questa scia che va dalle persone che scompaiono, alle ragioni per le quali scompaiono, alle statistiche che raccontano il fenomeno, fino a scoprire le pieghe più oscure che riguardano invece i minori, il lavoro minorile. Parliamo del lavoro minorile e parliamo dello sfruttamento sessuale che purtroppo coinvolge i minori. Quindi un numero penso che sia estremamente attuale e che ancora una volta impegna non soltanto Cronache e Dossier, ma penso anche i nostri lettori a voler andare oltre quel che spesso appare. Tornando al caso di Lori Stival, a proposito dello speciale di Cronache e Dossier con intervista a Francesco Bruno, è di queste ultime ore la notizia del ritrovamento, pare clamoroso, dello zainetto del piccolo Loris. Su questa notizia voi avete ulteriori aggiornamenti e potrebbe, a giudizio del direttore di Cronache e Dossier, aiutare ad arrivare ad una svolta diversa da quella che ormai come piega ha preso questo caso? Senz'altro è un elemento utile per le indagini e questo è, come dire, un po' come scoprire l'acqua calda, me ne rendo conto. Senz'altro può essere utile perché è possibile cercare eventuali tracce che questo zainetto ancora porta con sé. E quindi è un elemento importante e sicuramente sarà anche oggetto di alcuni approfondimenti che tratteremo da qui a breve. Ecco, diciamo, annunciando alcuni delle prossime uscite, la prossima uscita, e quindi di alcuni argomenti che verranno trattati. Perché, volevo tornare sulla proprio l'ipotesi del criminologo Francesco Bruno. A suo giudizio, e questo è un punto che comunque è interessante, che solleva il criminologo e deve farci riflettere, perché riguarda, se vogliamo, un altro caso che è, lì c'è il discorso del DNA, che comunque avvalora l'ipotesi che possa essere stato Bossetti a uccidere Yara Gambirasio, però diciamo a sostegno del DNA gli inquirenti hanno anche messo le riprese di alcune telecamere che appunto riprendono il presunto camion da lavoro di Bossetti. Anche qui le telecamere, soprattutto qui devo dire nel caso di Loris Stival, hanno avuto un ruolo determinante per se vogliamo inchiodare alle proprie responsabilità o comunque per far entrare come principale indiziata e accusata la mamma Veronica Panarello della morte del piccolo Roy Stival, proprio tutto nasce dalle riprese delle telecamere della zona. Però Bruno solleva molti dubbi su queste. Sì, solleva dubbi per un motivo molto semplice, perché le immagini non sono sufficientemente chiare in modo da poter dare una sintesi chiara e definitiva a quello che è il tema appunto dell'auto e degli spostamenti possibili delle persone viste o presumibilmente viste all'interno di queste immagini. E quindi è un tema importante che richiama quell'andare cauti, ecco, sì, con i piedi di piombo di cui si diceva prima. Sì, coglie diverse contraddizioni. Per orari anche diversi, no? Immagini diverse con orari sballati, lui dice insomma, addirittura affermando questo, come dire, un virgolettato che appunto viene da questo servizio, da questa intervista al professor Bruno, che è assolutamente escluso che una madre abbia potuto fare ciò che le viene posta a carico, ovvero in questo caso il professore si riferiva alle accuse che le erano state rivolte, perché non ci sono secondo lui i tempi materiali per compiere un delitto del genere. Infatti, aggiungiamo, non ci sono i tempi materiali, non abbiamo delle prove sufficientemente schiaccianti, almeno fino ad ora. Anche sulle fascette con le quali sarebbe stato ucciso, strangolato il piccolo Loris, ci sono dei dubbi, li solleva lo stesso Bruno. Sì, sì, secondo la sua versione, secondo la sua ipotesi, non c'entrerebbero nulla con questo delitto, riprendendo quelle che sono le affermazioni dello stesso bambino che avrebbe detto alla madre prima ovviamente del tragico fatto, laddove
queste fascette sarebbero state richieste a scuola. E anche qui c'è questo punto oscuro. Secondo il professor Bruno ancora serviva a cercare quella che era la presenza o meno di droghe nel corpo del bambino. Ecco, lui sottolinea proprio questo, che non è stato fatto, che dice potrebbe essere un aspetto, potrebbe essere stato drogato il bimbo. Assolutamente, quindi anche questo è un punto importante. Sono tutti dubbi messi in fila per giungere alla conclusione che, secondo il professor Bruno, e chi vuole, ripeto, può leggere l'intervista integrale in questo servizio su cronicadossier.it, secondo il professor Bruno a compiere l'omicidio ovviamente non sarebbe stata la madre, ma una, meglio ovviamente, non precisata persona, come ovvio che sia, che potrebbe aver agito commettendo un delitto, diciamo, di tipo sessuale, su un impulso appunto che richiama l'impeto sessuale di questo soggetto. Eh sì, infatti il professore sottolinea proprio una sorta di continuità, no? Di questo presunto rapporto tra il bimbo e questa persona conosciuta. Lui sostiene questo, dice poi forte, certo, quel giorno il bimbo si rifiutò e quindi accadde quello che è accaduto. Potrebbe, secondo lui, non essere stata la prima volta che insomma Boris è stato avvicinato da questa persona. È abbastanza, una tesi abbastanza forte e abbastanza particolare. Completo soltanto l'affermazione precedente. Prego. Quando ho parlato dell'impeto, tuttavia un omicidio che non viene rapportato a quello che appunto potrebbe essere un gesto di impeto, ma premeditato, quindi aggiungerebbe anzi una sorta di gravità e direi anche di mistero in più su questa vicenda, perché visto il delitto atroce e viste le modalità di come appunto sarebbe stato compiuto. Io ringrazio il direttore di Cronaca e Dossier, Pasquale Ragone, la rivista con la quale La Storia Oscura, Radio Cusano Campus, sono in collaborazione soprattutto per la rubrica Storia del Crimine e della Criminologia. Purtroppo né l'avvocato Carlo Taormina né il professor Bruno hanno potuto rispondere. Abbiamo tentato di richiamare il professor Taormina, ci aveva annunciato che oggi era una giornata abbastanza complicata per lui perché non è a Roma, è fuori per lavoro. E peraltro il professor Taormina, ricordiamolo, recentemente è entrato anche nel collegio difensivo di colui che è accusato di aver sgozzato il 17enne, parliamo del 20enne albanese reo confesso dell'omicidio di Ismaele Lulli, sgozzato per gelosia il 19 luglio scorso nelle campagne di Sant'Angelo in Vado. Ecco, quindi cercheremo di contattare poi in un'altra occasione sia l'avvocato Carlo Taormina che Francesco Bruno, anche per parlare con Bruno di questa teoria nuova, questa ipotesi che ha rilanciato a proposito del caso del piccolo Loris Di Valla.